sei piaciuto, Non mi sei per niente piaciuto, hai fatto un'entrata, sembri un commendatore. Come ti presenti normalmente tu? Fammelo vedere. Rifallo, dai. Rifacciamo. Perdonami, Piano, vabbè, adesso. Sì, sì, va a posto. Vuoi litigare? Allora. Fossi lei, non glielo consiglierei. Lei, mettami, ti do una racchettata in testa, se mi dici ancora lei. Non è che so vecchiotto, ma mica tanto, dai, su, dai. Accomodati qua. Posso? Devi. Allora, Fabio, oggi funziona così. Noi ti mandiamo dei video, delle clip, e tu la prima cosa che ti viene in mente, come fai sempre, la dici. Guarda, il primo clip è tu hai vinto la medaglia d'oro a Rio, sei tornato e il Presidente della Repubblica ti ha invitato al Quirinale. Vediamo. Di solito le cerimonie solenni con il Presidente della Repubblica vengono svolte nel Salone dei Corazzieri. Si sta facendo un selfie, Andrea. Sì. La maniera dei giovani. Ormai, sì, ormai è, anche il Presidente anche si presta, ormai davvero quasi rassegnato. Comunque è coraggioso. Allora, che ti è venuto in mente di chiedere un selfie al Presidente? Allora, io combatto per la mia bandiera, io combatto per l'Italia. Quindi per me, quando io ho visto per la prima volta il Presidente della Repubblica, mi è venuta la pelle d'oca. Quindi ovviamente volevo tenermi un qualcosa dentro di me. Penso che il selfie sia la cosa più giovanile, più e migliore che devo fare per questo. Senti Fabio, ma queste onorificenze sono bellissime, insomma. Non hai paura che fra un po' si dimenticano di te? Allora, il successo non è a vita. E io sono consapevole di questo. Sono state pochissime le persone famose che sono rimaste, diciamo, in vita, sia in TV che nello sport, per tutta la vita. Quindi sono già consapevole che un giorno tornerò a essere una persona normalissima. Io sono sempre rimasto umile. L'umiltà è sempre alla base, soprattutto del mio sport, il judo. Quindi aspetterò. Ma penso che arriverà molto tardi questa cosa qua. È bravo e intelligente. È anche un furbacchione, Sempre. Adesso ti mostro, credo un video o delle foto, vediamo. Allora, la famiglia per me, grazie, per me la famiglia è tutto. Io se sono qua adesso a parlare insieme a lei. Ancora con sto lei? Basta, tu, mi chiamo Adriano, vai. Se sono a parlare insieme a te, sono a te e tu, davanti a Rai 1 e grazie alla mia famiglia, perché la mia famiglia mi ha insegnato dei valori, mi ha insegnato la fede. Mi ha insegnato l'arte del sacrificio insieme al judo e al mio maestro. Allora, per me, mamma e papà sono ma la quando cosa... sei l'ultimo assalto, quello decisivo, ci pensi alla tua famiglia? In quel momento lì? O quando combatto? Sì, quando combatti, all'ultimo assalto. Non penso a niente. Penso solo a salire e menare tutti, punto. A menare a tutti? Sì, sincero, ti rispondo sincero. Adesso ti faccio vedere un video. Okay. Vediamo. La presa sulle Bavero, prova ad aprirsi il capo e che fa il palle e arriva l'oro è imbattibile, li ha schiantati tutti, è bravo, è davvero bravo. Vabbè, questo qui è il tuo avversario, ma poi tu neanche stavi in classifica, come hai fatto ad andare alle Olimpiadi? Allora, come hai fatto a vincere? Allora, prima di Rio nessuno credeva in me, solo me stesso, mia mamma e mio papà, mia nonna e mio nonno, stop, finito. Io volevo Rio perché sentivo che la bomba stava per esplodere dentro di me
L'Olimpiade era il mio sogno fin da piccolino. Sono sincero, non ho mai avuto altri sogni nella mia vita. Solo vincere le Olimpiadi. Solo arrivare lì quel giorno e diventare più forte del mondo. Ma neanche il tuo allenatore ci credeva? Sì, sì. Però era veramente difficile. Era veramente una cosa impossibile. Era una missione impossible, come dicevano i giornalisti, prima della mia qualifica. E era impossibile credere che io potevo qualificarmi alle Olimpiadi di Rio. Ma io col mio cuore sentivo che potevo farcela. Sembra un film, ma non lo è. Io, 4 mesi prima della qualifica olimpica, non esistevo neanche nella World Ranking mondiale. Una cosa pazzesca. Ma hai pensato mai di rompere un braccino a qualcuno durante il combattimento? Allora... Onestamente. Allora, il mio maestro, Pierangelo Toniolo, mi ha sempre insegnato che bisogna sempre avere lealtà, umiltà e rispetto verso il proprio avversario. Adesso ti facciamo vedere un video, poi mi racconti. Dai, vediamo. Vediamo questo video. Stai sfidando. Ah, baci, baci, vai, vai. Nonna, mi va bene a nonna? Grande donna, grande donna. Non è perché mia nonna, sai, di solito si dice sempre mia nonna, mio nonno. Mio nonno. Mia nonna mi ha insegnato tantissimo, mia nonna è stata una persona veramente che ha sofferto nella propria vita e ha saputo trasmettere in me certi valori che mi hanno insegnato anche a vincere sul tatami, perché dalle piccole cose, quelle piccole cose là che anche mia nonna mi ha insegnato, mi hanno fatto arrivare quel giorno a Rio 2016 con qualcosa in più degli altri, con un qualcosa in più degli altri. Adesso vediamo un altro video che balli sempre, mm-hmm. però non balli più con tua nonna, mm. balli con un'altra persona, vediamo. Mm. Adesso ne parliamo. Vedevo un certo affiatamento molto particolare. Beh, allora, Anastasia è una persona splendida, una persona che mi ha insegnato a ballare, mi ha insegnato tantissime altre cose. Siamo sempre rimasti amici. Prima amici. Di cosa? Prima di che? Poi si diventa amici, ma prima? Poi si diventa ovviamente, amici. Ovviamente, tra maschio anch'io e donna mi ricordo qualcosa è difficile. Di queste cose, non pensare, anch'io. Durante, sono cose lontane. Quando si balla, si fa, è difficile. No, Anastasia ovviamente tuttora raramente purtroppo ci sentiamo, è una persona bravissima, una bella persona, però siamo comunque rimasti amici. Quella è la cosa più importante, dai, perché poi alla fine avete lavorato insieme, avete vinto, ma è molto importante, davvero. È importante, l'amicizia è la prima cosa, non finirà mai, eccola. È l'importante. Eccola qua. Ciao Fabio, come stai? Piacere mio, piacere, benissimo. Allora, stanno arrivando molte domande sì. sui social, che abbiamo chiesto di farti qualche domanda, sia domande serie, ma la maggior parte, te lo voglio dire, sono arrivate anche sul mio telefonino da parte di mie amiche, è la domanda. Ma non è che ci balla qualcosa, Fabio, e magari ci fa vedere gli addominali? Questo, addominali. Eh? Dai, dai, dai! Solo mettermi comodo, era un po' scomodo. Certo, no, ma prego, fai pure, non ti preoccupare. Fabio, grazie di tutto, sei stato grazie. Carinissimo, ma soprattutto in bocca al lupo, perché quel coreano che forse ti ha battuto in maniera ingiusta ai mondiali, adesso lo devi ribattere però. Devi fare una promessa davanti a tutti quanti.
Prometti a tutti che lo batti, vai. Allora, io questo probabilmente poche persone lo sanno, io sono campione di categoria. Ho fatto un salto di categoria, sono 73 kg. Sei ingrassato? Non sono ingrassato. Non mi sembrava, direi di no, era perfetto. Sta rischiando, eh? Lei sta rischiando. Vedo di lei. Comunque, sicuramente la promessa vi posso dare è che porterò tantissimo onore alla mia bandiera, che è sempre la cosa più importante per me. E noi facciamo il tifo per te, Fabio Basile! Un ultimo annuncio, volevo dire. Se riuscite, anzi, fatelo, perché aiutate la nostra bandiera anche. Votate qua. Non ballando. Donate al 45541. All'AIL. Certo. Oppure andate a comprare nelle piazze dall'8, 9, 10 dicembre. È molto importante, raga. Bravo Fabio, molto. Ben detto. Grazie mille a voi. Grazie a te, Fabio Basile, grazie al nostro campione, Adriano Panatta. È stato un piacere. Andiamo, prendi.